Ciao, vi porto questo decoder della Edizion, il modello Picco T265, che è il decoder più economico che potete acquistare su Amazon. Ve lo potete portare a casa con €24,90. Ne varrà la pena? Scopriamolo dopo la sigla. Ciao, sono Giovanni, bentornato o benvenuto nel mio canale YouTube e in questi video in cui parlo di decoder per il nuovo digitale terrestre, il DVB-T2, che a breve sarà introdotto in Italia per vedere i canali sulla nostra televisione. Non so se lo sapete, ma a settembre di quest'anno, 2021, ci sarà il primo avvicinamento a quello che sarà il nuovo standard di trasmissione dei nostri programmi televisivi, appunto il DVB-T2. Con settembre tutte le televisioni e tutti i decoder vecchi che non riescono a farvi vedere i canali, quelli in HD, quelli con numerazione dalla 501 in poi, a settembre verosimilmente dovranno essere sostituiti o cambiati o aggiunto al televisore un decoder esterno. Questo vi permetterà di poter prendere perciò i canali col nuovo standard. Con fine giugno e inizio luglio 2022 invece ci sarà il definitivo switch off, il passaggio perciò al nuovo standard DVB-T2, che trasmetterà in un sistema completamente diverso, che è l'HEVC, e di conseguenza i vecchi televisori, anche quelli che prendono l'HD ma che non hanno il nuovo decoder, non funzioneranno più. Nel mercato ci sono veramente tantissimi decoder, come avete visto ne ho già recensiti diversi. Se non li avete visti, vi lascio qui sopra nelle schede il link ai precedenti video oppure sotto in descrizione del video. Nel mercato c'è, ed è il più venduto su Amazon, questo decoder della Edizion, si chiama Picco T265. Lo potete portare a casa se siete iscritti con il Prime a €25 e promette tra l'altro delle caratteristiche molto interessanti. Ha la funzione PVR, perciò può registrare i canali televisivi. Volendo potrebbe essere collegato a una rete wifi, non c'è comunque la chiavetta all'interno, ma vediamo se riesco a collegarlo con una chiavetta che già possiedo. Ha il telecomando programmabile con quello della vostra TV, perciò anche questa è una funzione molto interessante che su un decoder da €25 ovviamente fa la differenza. Lo colleghiamo e andiamo a vedere se tutto questo è vero. Allora, una volta collegato alla mia televisione, io l'ho collegato con presa HDMI, ma ricordo che il decoder è dotato anche di presa SCART, perciò va bene anche per le vecchie televisioni. Il menu che si presenterà al primo avvio sarà quello della selezione della lingua, perciò con le freccettine vi posizionerete su quelle che è la vostra lingua, e in questo caso ovviamente l'italiano. Diamo conferma con ok, viene perciò localizzato in Italia. Mi chiede se c'è necessità di alimentare l'antenna con il 5V, nel caso mio invece l'antenna è condominiale, perciò non ce n'è bisogno. Mi riporta la possibilità di attivare o disattivare la funzione LCN, che per chi non lo sa è l'ordinamento automatico dei canali con ordine nazionale, perciò metterà Rai 1 su Rai 1, Rai 2 su Rai 2 e via così. E c'è la possibilità poi di editare il transponder, però in questo caso lo saltiamo perché serve per fare un'eventuale configurazione manuale. E spostandoci invece sotto sulla parte blind scan, possiamo cominciare a fare la scansione dei canali. Diamo conferma e vediamo quanti canali riuscirà a sintonizzare sulla mia antenna. Come abbiamo già visto nei video precedenti, su questa antenna grosso modo riusciamo a sintonizzare circa 340-350 canali. Ora mi chiede di selezionare una modalità di ricerca, la free to air, ovvero il decoder memorizzerà soltanto i canali, quelli senza codifica, perciò escludendo quelli a pagamento, oppure tutti, includendo sia quelli criptati che quelli free to air. In questo caso io do tutti, così facciamo una verifica di quanti canali in totale riuscirà a trovare. Diamo ok per la conferma e aspettiamo di vedere quanti canali trova. Più o meno come sugli altri decoder, qui a sinistra abbiamo l'elenco dei canali che trova, qui l'elenco delle radio che trova, un loghino che sta a simboleggiare la ricezione del segnale. In questo caso è visualizzata un'antenna parabolica, ma il decoder è per il digitale terrestre, perciò magari è un po' sviante questa descrizione. Qui mi farà vedere un avanzamento da 9 a 56 con eventualmente il segnale della frequenza che sta in questo caso analizzando e la qualità anche del segnale. Contrariamente agli altri decoder che avevamo visto in precedenza, che mettevano una barra o una percentuale di avanzamento, qui abbiamo invece soltanto questo indicatore che ci dice l'avanzamento del canale che sta analizzando. Siamo a 13 su 56.
Allora, nel frattempo che fa la scansione dei canali, vi parlo di cosa c'è contenuto nella scatola. Ovviamente c'è il decoderino, c'è l'alimentatore esterno, fate attenzione, è un alimentatore esterno però che lavora a 5 volt, perciò contrariamente a quegli altri decoder che avevamo visto che avevano un alimentatore esterno da 12 volt e permettevano perciò di essere utilizzati in camper o barche, questo ha un'alimentazione a 5 volt e ha un attacco tra l'altro proprietario, perciò questo magari potrebbe essere un po' scomodo, perché se si rompe l'alimentatore dovete un po' cercare quello compatibile e sicuramente non potete alimentarlo con le 12 volt del camper o della barca. Il decoder è molto piccolo, tra l'altro misura 12 per circa 10 cm ed è alto 3,5. Ha una porta USB, ha un'uscita SCART, ha un'uscita HDMI, un SPDIF che è un'uscita audio digitale per collegare eventualmente impianti audio esterni che possono essere soundbar o synth amplificatori. Ha l'ingresso USB e di lato ha anche un ingresso IR, perché se imboscato dietro alla televisione c'è la possibilità di prolungare il ricevitore della raggi infrarossi, però in confezione non viene fornito. Vengono forniti comunque all'interno della confezione dei biadesivi con dello spessore per poterlo eventualmente incollare, appiccicare dietro al televisore. Ok, a questo punto ha completato la scansione, non mi ha chiesto nessun conflitto eventuale LCN, è ritornato sulla schermata iniziale, proviamo a uscire dal menu e vediamo se ha trovato qualche canale. Mi ha trovato e già posizionato sull'1 Rai 1, premiamo il tasto OK e vediamo se l'ordine delle LCN è corretto. Rai 1, Rai 2, Rai 3, mi ha messo in questo caso Rai 3 Friuli Venezia Giulia e non mi ha dato la possibilità di scegliere l'eventuale Rai 3 Veneto. Rete 4, Canale 5, Italia 1 li ha già posizionati in HD, 7, 8, 9 siamo già in ordine. Da questo menu c'è già la possibilità di poter eventualmente fare delle modifiche. In primis, con il tasto rosso c'è la possibilità di creare un gruppo, perciò di poter vedere tutti i gruppi, cioè tutto il gruppo delle emissioni, delle emittenti del digitale terrestre, oppure eventualmente di separare solo quelli in HD. Perciò mi filtrerà l'elenco con solo i canali in HD e questo già è molto comodo. Ritorniamo sul normale e qui se fossero attivati c'è anche la possibilità di selezionare eventualmente una lista di canali preferiti. Con il tasto verde c'è la possibilità di visualizzare quello che è l'EPG, cioè il contenuto della guida elettronica del canale. In questo caso Rete 4 HD mi farà vedere il programma che è in corso con una descrizione di quello che c'è in onda. Con il tasto su e giù posso anche scorrere se per caso le informazioni sono più lunghe. Ok, riprendiamo il tasto verde, no, riprendiamo il tasto exit. Tasto invece giallo, opzioni. C'è la possibilità di metterlo su una lista di preferiti, di bloccarlo, di saltarlo, di cancellarlo e eventualmente di rinominarlo quando siamo con il canale ovviamente evidenziato. Tasto blu o verdino, c'è la possibilità di fare una rivisualizzazione dei canali, riassortire diciamo i canali, con visualizzazione dalla A alla Z, con i free TV, prima i canali free e poi quelli per la pay TV, oppure prima quelli per la pay TV e poi quelli free, e TP invece sta per transponder, perciò vengono selezionati per transponder che le emette. Ok, usciamo da questa impostazione, mod 1, vediamo che cos'è, in questo caso è il tasto bianco. Ah ok, c'è la possibilità di poter selezionare e visualizzare il canale, la lista canali, diciamo su due pagine. Ok, rimettiamo il modo di visualizzazione assortito, quello classico numerato, ok, così abbiamo la numerazione quella classica. Ritorniamo sui canali, quelli che ci interessa di più, Rai 1, vediamo sempre il nostro Rai 3. Ok, c'è anche eventualmente il tasto Find per trovare, e in questo caso ci compare una tastierina virtuale nel quale si può inserire il canale che sto cercando, dando poi ok, ovviamente mi visualizzerà il canale che sto cercando. Nelle info, quando sono nel canale, ovviamente la info mi dirà il canale che sto guardando, mi dirà, un attimo che lo ripremo, l'orario con la data, ovviamente il programma in corso, il programma successivo, la qualità e la potenza del segnale, e qui mi dice la frequenza e i megahertz, la presenza o meno del televideo, se il canale è a pagamento, dell'audio se presente, la possibilità di vedere se il canale è bloccato oppure no,
se fa parte di una lista dei preferiti, la sua risoluzione e eventualmente questo è il simbolo della Wi-Fi, perciò se il decoder fosse collegato in rete Wi-Fi comparirebbe il simbolo di un colore diverso. Andiamo nel menu e incominciamo ad andare a vedere quello che è il suo menu. Allora, installazione è quello che abbiamo visto all'inizio, cioè la possibilità di andare a fare la ricerca dei canali. Ci spostiamo su canali e andiamo su impostazione canali. Qui, come abbiamo visto, c'è la possibilità, è un po' quello che abbiamo visto prima sulla lista dei canali, la possibilità di gestirmi tutti i canali. Una volta che sono sul canale che mi interessa, c'è la possibilità di bloccarlo, di cancellarlo, di rinominarlo e di spostarlo eventualmente. Ok, perciò c'è la possibilità di spostarlo e questo invece di saltarlo. Bello che ti fa vedere anche eventualmente una preview sulla parte destra con le informazioni del canale se presenti. Anche qua c'è la possibilità di creare un gruppo, di vedere le opzioni, di trovare i canali e di cambiare il frame, cioè di spostarsi sull'altro riquadro. Carino è questa cosa qui, insomma, da uno se la può gestire, se le può modificare come preferisce. Nell'organizzazione dei preferiti invece mi dà la possibilità di creare una lista preferiti, perciò di creare una lista di canali che guardo sempre, perciò mi creo io una lista dei miei canali preferisco. Per esempio selezioniamo Rai 1, c'è la possibilità di aggiungerlo e viene spostato su una lista dei preferiti. Tra l'altro, se avete visto, c'è la possibilità di selezionarne anche più di uno alla volta. Questo è molto comodo perché senza star lì a selezionare uno alla volta mi vengono automaticamente spostati nella mia lista. In più, una volta messi nella lista dei favoriti compare il simbolino del cuoricino, cioè che li ho già aggiunti alla lista, sono già presenti. Questo è molto comodo. Usciamo da questo menu, salviamo quello che abbiamo appena fatto, andiamo sul menu del sistema. Qui c'è la possibilità di poter selezionare ovviamente le lingue, in questo caso la lingua del menu del decoder, il primo audio e il secondo audio, la priorità della segnale audio nel caso ce ne fossero diversi mandati dall'emittente, preferito come principale l'audio in Dolby, l'APG Vision in questo caso se c'è la descrizione della guida in italiano, la lingua dei sottotitoli e la lingua eventualmente del televideo. Con il menu invece aggiornamento software c'è la possibilità di fare un aggiornamento del software quando diciamo è disponibile. Si può fare con chiavetta USB nel momento in cui collegate ovviamente una chiavetta di memoria USB con il software scaricato dal sito internet, oppure tramite un aggiornamento da HTTP se il decoder viene collegato con una chiavetta alla rete Wi-Fi, poi magari ci proviamo. Per quanto riguarda invece il controllo audio video, questo è il menu che ci imposta che possiamo modificare tutte le impostazioni per quanto riguarda la visualizzazione del decoder. In questo caso è stato settato automaticamente tutto in auto, sia per quanto riguarda la modalità display che l'aspetto, perché con la porta HDMI il decoder vede le impostazioni del televisore e si setta automaticamente. Nel caso di collegamento tramite la presa SCART potrete andare voi a cambiare le impostazioni sia per quanto riguarda la risoluzione del display che anche l'aspetto. Se avete ancora un televisore in 4 terzi potete selezionare la visualizzazione in 4 terzi. Questa invece è l'uscita digitale dell'audio che può essere messa su LCPM oppure su automatico. La trasparenza dello screen display, c'è la possibilità di poter selezionare una trasparenza con il canale che state guardando rispetto al menu e ovviamente anche alle info. Qui invece c'è la possibilità di poter selezionare la luminosità, il contrasto e la saturazione di quello che il decoder manda alla vostra televisione. Torniamo indietro, impostazione dell'orario. Come ben sapete con il digitale terrestre il decoder prende l'orario e la data direttamente dal segnale televisivo. In questo caso c'è la possibilità, se volessimo, di poterlo modificare a piacimento. Nel timer qui c'è la possibilità di impostare manualmente l'eventuale registrazione, poi la vediamo dopo perché il decoder è risultato di PVR. Protezioni minori o parental control, in questo caso è appunto la possibilità di poter bloccare il decoder sia in utilizzo che in visualizzazione dei canali se hanno dei contenuti non adatti ai minori. Il PIN di default, in questo caso che non ce l'ha chiesto all'inizio, sono 4 zeri. E qui ho la possibilità di appunto di bloccare il menu, perciò l'accesso al menu è sottoposto all'inserimento del codice PIN, il blocco del canale e qua posso eventualmente modificarmi la password con una personale, se no i bambini ovviamente proveranno sicuramente a inserire i 4 zeri. Ulteriori impostazioni, qui abbiamo la possibilità di mettere di impostare il numero della lista dei canali.
di mettere o meno, di impostare o meno l'automatismo sui sottotitoli, se presenti verranno fuori in automatico. Lo standby del decoder in caso di mancanza di comunicazione dal telecomando verso il decoder da 30, un'ora, un'ora e mezzo, due ore e mezzo o tre ore, oppure spento. Tempo limite della on-screen display, cioè della visualizzazione delle informazioni info, si va da un minimo di 5 fino a un massimo di 10 secondi, lasciamo tranquillamente 5. Debug on-off credo sia un discorso di analisi degli eventuali errori del decoder con la possibilità di poterli salvare su chiavetta USB nel momento in cui magari contattate l'assistenza se il decoder ha dei problemi, comunque lasciamo spento. Qui c'è la possibilità di impostare il decoder alla configurazione di fabbrica, perciò riportarlo alle condizioni iniziali. Su informazioni invece mi viene riproposto il riassunto delle informazioni del decoder, picco T265 per il modello, la versione software è la 2.3.20, l'hardware è ovviamente l'Edition 22P, la versione del LoAD è l'1.0, l'ultimo aggiornamento, credo che sia ovviamente anche l'ultimo, è del 22 dicembre 2020. Ok, andiamo a vedere invece adesso la parte multimediale, che è questa qui. Allora, qui mi propone un Ethernet setting, cioè la possibilità di andare a impostare la porta Ethernet, che però non è presente. In questo caso probabilmente si fa riferimento alla connettività wireless mettendo un dongle sulla porta USB. Poi lo proviamo. E sempre sulla parte media compare anche la possibilità di visualizzare YouTube e un RS reader, cioè le notizie tramite RSS e sempre tramite internet. A questo punto, visto che non ci rimane altro, possiamo, e le altre informazioni come vedete rimangono in blu perché non essendoci presente una chiavetta USB non sono attive. Facciamo prima la prova con la chiavetta USB, poi proviamo eventualmente anche la connettività Wi-Fi. Ok, la solita chiavettina USB, la colleghiamo sulla porticina USB frontale. USB detect, porta USB è stata trovata. C'è un tasto rapido per l'accesso alle contenuti multimediali, che è questo, con questo tastino qui con la porta USB. Che tra l'altro questa è la possibilità, anzi scusate, questo tastino è la possibilità di poter rimuovere la porticina USB ed è la prima volta che lo troviamo su un decoder, perché tutte le periferiche USB, una volta che sono alimentate, se le stacchiamo, magari il decoder la sta anche leggendo, c'è il rischio di perdere i dati. Con questo tastino qui c'è la possibilità di poterla rimuovere. L'accesso rapido perciò alla chiavetta si fa soltanto tramite menu, perché non c'è un tasto rapido sul telecomando. Informazione memoria, qui andiamo a leggere il contenuto della memorietta, vediamo perciò lo spazio totale, lo spazio libero, l'eventuale dimensione di registrazione, il file system, come è stata formattata la chiavetta. Possiamo anche formattare la chiavetta premendo il tasto giallo che cancellerà tutto, e oppure con il tasto azzurro potremo impostare le impostazioni per quanto riguarda le registrazioni. In questo caso ho dato l'ok a utilizzare la chiavetta per registrare, non ha cancellato nulla. Andiamo sull'ultima parte del menu, che è appunto quella relativa a internet e alla chiavetta USB. Compare questa che è la grafica per la parte multimediale, diviso in musica, immagini, video e tutto. In questo caso qui si vedono le registrazioni fatte con la chiavetta. C'è anche la possibilità di selezionare il software, ma in questo caso non c'è nulla di compatibile. Andiamo su musica, chiavetta test, quella mia. Andiamo su la parte MP3, cartella MP3, troverai i miei file MP3 senza diritti di copyright. C'è la possibilità di riprodurli, l'avanzamento, la durata totale, possibilità di fare anche un'eventuale ripetizione. Vediamo cosa cambia anche premendo il tasto rosso sulla visualizzazione. Ah no, mi fa una eventuale visualizzazione di una playlist se esistente nell'elenco. Ok, usciamo, ritorniamo su list, andiamo su immagini, chiavetta di testa. Qui ci sono le solite fotografie. Andando sopra c'è la possibilità di vedere una preview con le informazioni di quando è stata scattata, il formato, la risoluzione e quanto occupa. Premendo ovviamente l'ok verrà visualizzata, verrà caricata a pieno schermo e mi dice che sono la seconda immagine di 7 che sono presenti sulla chiavetta e automaticamente farà uno slideshow avanzando sulla prossima fotografia. Terminiamo,
andiamo avanti, andiamo nella parte video, sempre cavetta di test, andiamo sui video samples. Ok, formato AVI, viene riprodotto in anteprima, però mi dice che c'è un problema sul codec audio, e questo lo fa in realtà su tutti quanti i formati MKV, MOV, MP4, cioè vengono riprodotti ma mi dà lo stesso errore. L'unico che non dà errore di riproduzione in fase di riproduzione è l'MPEG. Ok, qui l'MPEG funziona e non mi dà nessun errore di problema codec audio. Funziona anche la riproduzione dei file TS, ma mi dice sempre audio codec non supportato. Mentre il formato Windows Media Video, invece, anche questo, sia il MOV che il Windows Media Video non viene supportato, per questo proprio addirittura proprio non parte. Ok, e anche la parte multimediale abbiamo vista, non è bellissima esteticamente, neanche facilissima da usare, comunque ha una certa utilità. Ok, altra cosa che non vi ho detto prima, il decoder presenta frontalmente anche un tasto di accensione e spegnimento e un tasto per avanzare e indietreggiare con i canali. Perciò nel caso in cui magari il vostro telecomando non funziona più, non lo trovate, almeno avete la possibilità di accendere il decoder e di avanzare e indietreggiare con i canali. Come dicevamo, questo telecomando poi della Edison ha anche la possibilità di essere programmato per clonare quello della vostra televisione. Andiamo a vedere come si fa. Allora, questo telecomando della Edison che permette di poter programmare questi quattro pulsanti di colore blu. Per poterlo fare bisogna tenere premuto il tasto set per almeno 5 secondi finché la luce diventa rossa fissa. A questo punto, entro 10 secondi, premete il tasto che volete programmare, per esempio l'accensione, lampeggerà. Ponete i due telecomandi, quello della vecchia televisione e quello del decoder, frontalmente, premete il tasto che volete appunto che venga programmato, e a questo punto, quando la luce diventa fissa, il tasto è stato programmato. Ripetiamo la stessa procedura, per esempio, con il tasto volume più, ok, volume meno, ok, e la selezione, per esempio, TV AV, che in questo mio telecomando è questa. Ok, una volta completata l'operazione di programmazione del telecomando, semplicemente basterà aspettare che la luce si spegne dopo tot secondi. Allora, il decoder ha anche la possibilità di essere aggiornato tramite porta USB. Sono andato a vedere nel sito di Elysion e c'è un aggiornamento rilasciato da poco che ho scaricato sulla chiavettina. Per comodità, siccome poi proveremo anche la connettività wifi con questo dongle USB, ho collegato alla porta USB un replicatore di porte con la possibilità perciò di collegare più dispositivi contemporaneamente. Colleghiamo la porticina USB con l'aggiornamento e proviamo a farle appunto questo aggiornamento software. Tengo premuto il tastino, si accende la lucetta e la USB viene rilevata. A questo punto andiamo su aggiornamento software. Da chiavetta USB mi viene riconosciuto ovviamente la chiavetta USB, l'aggiornamento, il file di aggiornamento. Bisogna mettere come modalità aggiornamento sia software che anche bootloader, anzi il software e lista canali, pardon. Andiamo su start, qui la barra mi farà vedere il progresso dell'aggiornamento. Aggiornamento eseguito, ora si riavvia. Nel frattempo io collego anche la pennetta USB al hub USB, così proviamo anche a collegarlo via wifi alla rete. Ok, schermata di avvio. Praticamente ha fatto un reset delle impostazioni. Allora, riselezioniamo di nuovo italiano, rifacciamo di nuovo la blind scan lasciando attivato Regione Italia, abbiamo spento l'alimentazione all'antenna, acceso invece l'LCN e iniziamo con lo blind scan. In questo caso, come prima, mettiamo tutti i canali e ok per la ricerca. Allora, contrariamente agli altri decoder che di solito mettono una visualizzazione di quanti canali ha trovato,
Qui invece, cioè, sulla numerazione compare in sequenza il numero dei canali trovati, siamo a 341 e la scansione è quasi terminata, mentre di radio ne ha trovate 46. Ok, i dati vengono salvati, perfetto. A questo punto ha terminato di fare la scansione, ci ritroveremo ovviamente di nuovo in ordine LCN. Adesso andiamo a fare il collegamento invece alla rete Wi-Fi. Ci spostiamo su Media, Ethernet Setting, la chiavetta l'ha collegata, adesso l'attivo, mi ha trovato il device inserito, search rete wireless col tasto rosso, refresh. Ok, mi ha già trovato in casa il gioco che l'avevo prima collegato poco prima, di conseguenza mi ha già fatto la connessione. Mi dice che è protetto da una password WPA2, la percentuale di potenza del segnale. Qui ovviamente vengono riassunti i dati degli indirizzi IP che il modem ha rilevato, gateway, subnet mask e il DNS. E in questo caso qui mi vede la Wi-Fi dove sono collegato. Andiamo a vedere se YouTube funziona. Ok, bene. Che prima invece non funzionava, dopo l'aggiornamento vedo che funziona. Andiamo su col tasto verde su opzioni, mettiamo anziché worldwide, mettiamo Italia. Qui andiamo a vedere i video più visti della giornata. Formato, si può scegliere se standard definition in HD. Mettiamo tutto, usciamo. Adesso va a fare un aggiornamento, me li mette in ordine di visualizzazioni, di views con la data. Proviamo a fare play. Ok, e in questo caso riesco a riprodurre il file da YouTube con un decoderino da 25 euro, molto molto bene. C'è comunque la possibilità di fare eventualmente anche una ricerca, vediamo se riesco a trovare il mio canale. Ok, incredibilmente mi ha trovato anche il mio canale, mi fa vedere l'anteprima, i video e tutto quanto. Molto molto carina anche questa funzione. Andiamo a vedere l'altra parte della parte, diciamo, smart, che sono le RS Reader. In questo caso c'è già preinstallato Yahoo Readers con la possibilità appunto di andare a vedere le notizie di Yahoo, però appunto in inglese. C'è la possibilità eventualmente di aggiornare e aggiungere dei canali o di caricare una lista tramite il tastino bianco. Io ho provato, ma ovviamente non ho scaricato sulla chiavetta nessuna lista. D'accordo, e questa la parte appunto smart. Tenete, comunque si è connesso, funziona contemporaneamente la pennetta USB e anche la chiavetta Wi-Fi. Come abbiamo visto prima sul test della velocità del supporto della chiavetta USB, quando è collegato la chiavetta mi dice che la chiavetta è troppo lenta, non è sufficiente per fare una registrazione se non solo sui canali in standard definition. Volevo provare a collegare un hard disk esterno su un ulteriore porta USB, vediamo se in questo caso mi viene riconosciuto e se funziona contemporaneamente alimentato dal solo decoderino tre dispositivi. In questo caso l'hard disk è partito, ok, lo ha trovato, disco D connesso. Vediamo se c'è la possibilità di selezionare dove, su quale disco fare. Allora, disco A 7 giga e 6, disco B 465 giga, è un 500 giga formattato in TFS che viene letto, con memoria totale appunto e memoria libera 276. C'è la possibilità di formattarlo e anche la possibilità di impostarlo per la parte DV. Lo impostiamo per renderlo abile alla registrazione. Ok, una volta selezionato sull'impostazione VVR la possibilità di fare il time shift, c'è anche la possibilità di andare a verificare la velocità di registrazione. Adesso ho selezionato l'hard disk da 500 giga, ovviamente la velocità è cresciuta parecchio. Comunque continua a dirmi che se volessi fare contemporaneamente le registrazioni in HD e anche il time shift, il supporto è troppo basso.
Ok, andiamo a fare una prova, ci mettiamo sul canale quello in HD di Rai 3, premiamo il tasto REC, timer registrazione, diamo ok. La tensione comunque non è sufficiente in questo caso, vedo che l'hard disk si è scollegato, perciò no. Con questo hard disk meccanico non si riesce a effettuare la registrazione. Ok, lo scolleghiamo, visto che c'è la rimozione sicura dell'hard disk, rimuoviamo sia la chiavetta, ok, che a questo punto anche l'hard disk. Questo è molto comodo, giusto per evitare di bruciare o rovinare le chiavette USB. Provo con una chiavetta USB 3 da 64 giga. Trovata, facciamo una verifica della memoria, è una appunto 32 giga, 16 giga liberi e 12 occupati, è in FAT 32, la impostiamo per utilizzarla come spazio di archiviazione per le registrazioni. Ok, facciamo un test di velocità. Ok, anche in questo caso una USB 3 mi dice che è troppo lenta per fare la registrazione, siamo a 88 megabit per secondo. Facciamo una registrazione di questo che è appunto Rai 3 in HD. Yes, teniamo premuto. Ok, la registrazione è partita e sicuramente credo che non ci sia nessun problema. Tra l'altro, se volete, avete la possibilità, mentre state registrando il canale televisivo, di fare anche un cambio dei canali. Ovviamente solo quelli che sono all'interno dello stesso mux di trasmissione, perché altrimenti non potete farlo, perché un unico tuner registra solo quel mux lì. Mi permette di registrare un canale su quel mux e vedere gli altri canali sempre dello stesso mux. Perciò in questo caso ovviamente i canali contenuti nello stesso mux che trasmette Rai 3 HD. Stoppiamo. La registrazione tra l'altro è un formato TS che può essere letto anche con il computer con programmi tipo VLC, e quando predisponete la chiavetta per la registrazione non l'ha formata, perciò se avete altri file contenuti all'interno quelli resteranno. Una volta che è stata attivata appunto la chiavetta per la formattazione, sarà possibile attivare anche il time shift. Semplicemente premendo il tasto pausa il canale verrà frizzato e il decoder continuerà a registrare il vostro programma. Nel momento in cui avete finito quello che dovevate fare, una chiamata, andare in bagno eccetera, basta ripremere il tasto play e ricominciate a riprodurre il file dove si era interrotto fino a riportarvi al pari poi quando c'è appunto la pubblicità. Questa funzione secondo me è una delle più comode. Ok, mi sembra che abbiamo visto tutto. Diciamo che il decoder per 25 euro è un decoderino più che onesto. Ha sicuramente delle funzioni molto buone per costare soltanto 25 euro, fra tutte la possibilità di poter registrare un canale televisivo, oltre che appunto essere collegato in internet tramite una pennetta wifi. Che dire, ve lo consiglio? Sì, volete spendere poco, è sicuramente un decoder da comprare, perché appunto a questi soldi qua costa praticamente un telecomando di cambio, costa 10 euro, con 25 euro avete un decoder nuovo. Ha delle features interessanti che non avevo mai visto prima, tipo quello della possibilità di rimuovere in maniera sicura la chiavetta dalla porta USB. Questa cosa mi è molto piaciuta. Ha comunque la possibilità di essere acceso e spento con i tasti che sono frontali, ha la possibilità di visualizzare l'orologio, può essere facilmente imboscato anche dietro la televisione perché è molto molto piccolino. Ecco, l'unica sconvenienza è che in confezione non mettono il ricevitore, l'estender del ricevitore dei raggi infrarossi del telecomando. È presente comunque la possibilità di poterlo inserire perché c'è lo spinotto, ma non è in dotazione. Altra cosa da dire, in scatola viene dato una mini guida. Vi consiglio di scaricare dal sito della Edition la guida in italiano, che è sempre, sono due fogli, molto molto diciamo striminzita, oppure c'è una guida in lingua inglese completa, anche lì però non è aggiornatissimo, o meglio alcune parti ci sono, alcune parti invece sul menu si trovano e viceversa. Voto 6 e mezzo, sì dai, se lo merita. Ok. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, se non siete ancora iscritti al canale ovviamente vi chiedo di fare l'iscrizione, tanto è gratuita.
e attivate anche la campanellina, così verrete avvisati ogni qualvolta che uscirà un nuovo video sul tema digitale terrestre TVB T2. Bene, un saluto da Giovanni e al prossimo video. Ciao!